Di nuovo con Block Notice, terza parte della nostra trasmissione. Allora abbiamo esaurito la pagina dedicata all'Arezzo. Ho detto Matteo Marzotti è rimasto qua nei nostri studi e do il benvenuto all'allenatore degli allievi del Bibbiena, Alberto Larghi. Buonasera. Buonasera a voi. Potete fare anche un applauso, ragazzi. Grazie. Così almeno lo salutiamo come merita. E perché siamo qua per approfondire comunque una storia che è finita sulle cronache comunque aretine negli ultimi giorni. Si parla di calcio giovanile. Larghi, io vorrei che lei magari ci sintetizzasse, anche a beneficio di quei telespettatori che questa storia magari non l'hanno approfondita e non la conoscono, perché siamo qua a parlare di questa vicenda. Ricordiamo che tra l'altro noi avevamo invitato anche l'allenatore dell'Arezzo Football Academy, Daniele Rossi, che per impegni personali non è potuto venire, ma che diciamo con lei condivide, certo. E poi quelle che sono state le azioni anche educative che avete fatto nei confronti dei ragazzi. Ma molto semplicemente c'è stata la partita sabato 11 al campo dell'Arezzo Academy, quindi al termine diciamo della partita c'è stato un increscioso momento, diciamo, perché il nostro giocatore di colore è stato apostrofato con frasi razziste. Questo ha scatenato, diciamo, l'ira del nostro tesserato, che ha risposto magari con violenza, ed ecco praticamente i due errori che sono stati: il primo e il secondo, la risposta del... Il suo giocatore è stato poi squalificato per 5 giornate. È stato squalificato per 5 giornate. Sì, lui è entrato praticamente a un quarto d'ora dalla fine, quindi su tutti i palloni è stato un pochino fatto un gioco abbastanza duro, e quindi poi alla fine lui ha perso un po' le staffe proprio per queste frasi che gli sono state dette al termine della partita. Comunque, ecco, devo dire che chiaramente come è andata... Ricordate comunque il suo collega poi ha portato i ragazzi... Stavo dicendo, esatto. L'allenatore al termine della partita ha capito la situazione e quindi ha portato i due ragazzi all'interno del nostro spogliatoio, ci siamo chiariti e quindi per noi la cosa era finita lì, insomma, era terminata lì. Però poi magari le cose si sono un po' evolute e questo fatto delle 5 giornate ha puntualizzato un po' l'attenzione e focalizzato l'attenzione su questa cosa, e quindi è venuto fuori un articolo al quale noi come società abbiamo chiesto e detto che tutto quello che era successo, che aveva fatto scatenare questo ragazzo, era dovuto al fatto proprio che era stato fatto oggetto di queste frasi razziste, e quindi praticamente si è messo con moto questo meccanismo. Ecco, io a questo punto vi devo ringraziare per il supporto mediatico che ci avete dato per tirare fuori un po' questo problema che chiaramente va... Ecco, tra l'altro poi coinvolgerò anche Matteo Marzotti, che appunto ha seguito in prima persona questa vicenda. Noi stiamo vedendo proprio le immagini della gara amichevole che dopo qualche giorno avete deciso, lei e il suo collega Daniele Rossi, di far disputare appunto ai ragazzi, anche perché lei comunque nei confronti del suo giocatore, come dire, ha fatto capire che era una reazione comunque non dovuta, al di là poi delle offese che aveva ricevuto. Chiaramente io al termine della partita ho detto che ero soddisfatto e contento del risultato, perché la partita era stata vinta, ma avevamo perso chiaramente la parte più importante, la gara più importante della vita, che era quella del rispetto, e non si deve soprattutto reagire a frasi con violenza, assolutissimamente no. Ecco Matteo, tanto tu insomma hai tirato fuori poi questa storia, cosa ci insegna? Comunque due allenatori che sono stati prima due educatori, no? che due insegnanti di calcio, perché hanno fatto capire ad entrambi i loro ragazzi che, come ricordava appunto Larghi, a violenza non si risponde con violenza. No, assolutamente, io infatti mi è capitato anche di scriverlo, poi con il mister ci siamo sentiti la domenica successiva, insomma, per telefono anche con mister Rossi per chiarire un po' la situazione, e io la cosa che mi ha colpito alle parole del mister è stato il fatto che lui stesso la prima cosa che mi ha detto rispondendo al telefono non è stata: hanno offeso il mio giocatore. Il mister è partito, mi corregga se sbaglio, lei mi ha detto chiaramente: partiamo dal presupposto che il mio ragazzo, anche se offeso, le mani addosso non si mettono, perché testuali parole mi ha detto,
con le mani non si risolve né una partita di calcio né la vita quotidiana. Mister Rossi, a mio avviso, che non c'è, però gli faccio i complimenti, ne approfitto, perché tanto di cappello, perché assolutamente è stato il primo a rendersi conto, poi da quello che ho potuto ricostruire, ha preso sei ragazzi per le orecchie e poi si può discutere del fatto che alcuni hanno scritto, perché chiaramente poi Facebook dà la voce a tutti, del fatto che ha detto nessuno non l'ha messi fuori rosa, però intanto li ha presi, li ha portati a chiedere scusa, se non c'erano le cinque giornate si era chiusa lì la vicenda. E poi un'altra cosa, questo mister ha detto fermi tutti all'allenamento, ci chiudiamo uno spogliatoio e se ne parla. Lui stesso, insieme a lei mister, tanto di cappello, avete organizzato questa amichevole. Quindi io credo che alla fine la stretta di mano, che poi insomma c'è stata anche fra gli stessi ragazzi, sia stato il gesto più bello per chiudere questa brutta pagina di sport. L'unica cosa, l'unico neo, se mi posso permettere, è il fatto che noi purtroppo facciamo un lavoro scomodo, no? In alcuni casi, mi ci metto io per primo, che so che l'ho fatta arrabbiare con l'articolo delle cinque giornate e basta. Mi dispiace di una cosa, del fatto che noi abbiamo tutti parlato delle offese e del cazzotto, e è andato anche sui TG nazionali, e poi però nessuno ne ha parlato, cioè noi c'eravamo quel giorno a vedere l'amichevole, però dopo non è stato dato lo stesso risalto nemmeno a quel, chiaro, a quel bel gesto. Però io tanto di cappello, mister, le faccio un applauso, perché Vabbè, non solo a me, chiaramente anche a Daniele, perché con lui abbiamo un po' organizzato tutto quanto. Ecco, un'amichevole che abbiamo visto prima le immagini, come dire, avete ritenuto necessaria proprio per far incontrare subito i ragazzi e fargli capire appunto che lo sport è soprattutto rispetto. Chiaro, intanto poi siete andati a mangiare una pizza tutti insieme. Sì, siamo rimasti lì a mangiare pizza e dolci dopo la partita. Abbiamo avuto il piacere di avere il presidente della Federazione di Arezzo, che ha espresso le sue parole, quindi un suo giudizio, e questo ci ha fatto piacere. Sì, abbiamo cercato di farlo subito, immediatamente, anche perché queste cose con prima si fanno e con prima si cerca di chiarirle, e meglio è. Insomma, ecco, i ragazzi avevano capito, sia l'allenatore dell'Arezzo che io abbiamo parlato in settimana con i ragazzi, ci siamo chiariti, abbiamo e siamo un pochino entrati sviscerando il problema che va dal razzismo al bullismo, perché c'è dietro un po' tutto anche di queste cose qui, insomma. E quindi abbiamo cercato un attimino di chiarire e soprattutto di avere il rispetto dell'avversario, che comunque è sempre un'indicazione per tutta la vita, insomma. Importante è questo. Beh, questo è assolutamente fondamentale. A questo proposito, visto che parliamo comunque di inclusione e integrazione, e lo sport può essere assolutamente un veicolo, io manderei in onda un servizio che ci racconta la storia di Mohamed, appunto, quando lo sport è integrazione. Allora, se Fabrizio Cocchetti della regia è pronto, vi manderei questo servizio. Mohamed è arrivato in Italia nel marzo del 2016, scappando dalle persecuzioni politiche ed etniche in Guinea. C'è due etnie, chi non va, mia madre ha paura, mi ha detto di andare dall'altra città. Era uno morto, anche tanti feriti. Ha imparato la lingua. Ha fatto dall'inizio attività sportiva con i giovani del paese Castiglione Fibocchi, che poi è, insomma, diventata un'attività più importante, fino a diventare quasi un'attività, insomma, lavorativa. La cosa che mi piace di più in calcio è di giocare. Momo l'ho conosciuto al campo sportivo di Castiglione Fibocchi, perché noi, dove gioco io nella mia squadra di amatori della WISP, facevamo l'allenamento e lui veniva con un gruppo di suoi amici sempre a giocare, fino a che poi li abbiamo integrati dentro a noi. Sono andato a Francesco, sono andato con un ragazzo diretto alla squadra di Francesco, che volevo fare la testa con loro, di fare allenamenti con loro. Lui ha iniziato a Castiglione Fibocchi nel GS7 Torri, che è la squadra del paese che oramai ha più di 30 anni, dove poi ci giocano i ragazzi del paese. E poi sono riuscito, tramite un mio amico che era Roberto Fani, allenatore della Senalunghese, a farlo andare là per dargli un periodo di prova, per capire se aveva le possibilità per entrare a far parte, insomma, del mondo del calcio. Il mio obiettivo è calcio. Quando sono andato, il mister mi ha detto che sono molto giovani di giocare mediano.
Mi ha portato mi ha detto di andare a giocare, a farlo provare a terzino. È nata un'amicizia con lui, un ragazzo molto buono, soprattutto bravo, che chiedeva sempre consigli, ci sentiamo spesso tutti i giorni. Poi quest'anno insomma abbiamo trovato un'altra squadra qua in provincia di Arezzo, all'USA Alberoro, insomma in prima categoria, dove avrà più chance di giocare, dato che è molto giovane, per poter poi rientrare nel calcio che gli spetta. Sono venuto con tante persone, loro sono andati via, ma io mi piace l'Italia, voglio stare in Italia. Allora, sono nuovamente in studio, abbiamo visto anche la storia di Mohamed. Io però volevo coinvolgere anche i nostri ospiti che sono in tribuna e con i quali parleremo un po' ampiamente nell'ultimo spazio di Block Notes, però abbiamo parlato prima anche di educazione rispetto a quello che è il modo corretto di fare sport. Io vorrei quindi coinvolgere il professor Tagliaferri, che è preside del liceo artistico di Arezzo, riguardo anche al comportamento che hanno avuto comunque i due allenatori nel far capire ai ragazzi e comunque avevano sbagliato da una parte e dall'altra. Ecco, cosa ci insegna dal punto di vista appunto educativo la storia che abbiamo raccontato prima? Beh, diciamo è significativo che all'interno dello sport, all'interno anche del nostro calcio, insomma poi le squadre, la dirigenza in qualche modo abbiano questa funzione educativa che non è facile, perché a volte assistiamo nello sport in genere a delle manifestazioni che ci lasciano, a noi spettatori ci lasciano abbastanza allibiti, però ecco, questo intervento come è stato fatto è sicuramente un intervento che riconduce le cose nel modo giusto, un po' come cerchiamo di fare noi a scuola, no? A insegnare proprio ai ragazzi la tolleranza e anche un confrontarsi tra persone diverse, di diverse nazioni, di diverso stato sociale, ma è proprio la differenza poi che ci fa crescere. Ecco, io volevo coinvolgere anche la professoressa Casucci, che è preside del liceo Varchi di Montevarchi. Qui abbiamo la rappresentanza del liceo sportivo. D'accordo con quello che diceva lei, il suo collega, cosa vuole aggiungere rispetto a quello che abbiamo raccontato? Anch'io concordo appunto con quello che ha detto il mio collega, e la scuola sicuramente sotto questo aspetto, per questa tematica, ha un grande impegno e come dire, è forse quella che è la sua idealità, è quello che è il suo dovere essere, cioè insegnare e aiutare i ragazzi proprio al rispetto e alla tolleranza, e il fair play, che è una delle tipicità proprio dello sport, deve essere insegnato e praticato a scuola. Credo che la scuola sia la prima, scusate la parola, ma la prima palestra proprio per imparare a vivere insieme nel rispetto delle diversità. Grazie, poi torneremo ovviamente a parlare con voi nell'ultimo spazio. Matteo, tu segui con attenzione il mondo del calcio dilettanti, non so se conoscevi la storia di Mohamed, adesso lui gioca ad Alberoro, la sua è una storia isolata o ci sono comunque storie di integrazione a livello dilettantistico? Allora, tra l'altro lo conosco e so anche che, se si può dire, fa dannare in campo perché ho sentito Tegoleto e altre società che hanno avuto dei bei problemi, addirittura una squadra mi ha detto meno male che lo hanno tolto perché poi abbiamo vinto una partita. No, esistono storie in questo modo, e va anche detto, una delle squadre ad Arezzo con la più alta densità di ragazzi, magari che sono rifugiati, che cercano assistenza, è proprio l'Arezzo Football Academy, che insomma al di là dell'episodio increscioso che poi secondo me è chiuso lì, pagina assolutamente, che è stata girata. L'abbiamo voluto riparlare questa sera proprio per evidenziare gli aspetti positivi, insomma per avere un eco su questo. Infatti io credo che l'Arezzo Football Academy è stata una delle squadre che quando ha saputo la cosa si è maggiormente arrabbiata, proprio per non un danno d'immagine, perché è brutto definirlo danno d'immagine, però proprio per il fatto di dire come proprio noi che abbiamo una politica, che ci sono tanti ragazzi, tante storie come quella che abbiamo sentito, che riguardano proprio ragazzi che giocano poi in prima squadra dell'Arezzo FA. Poi chiaramente di storie così almeno insomma un attimino ci riconciliano, no? con il calcio, soprattutto a quello dilettanti, campanilistico per eccellenza. Assolutamente sì, abbiamo 30 secondi poco meno larghi, le lascio una chiosa finale rispetto a tutto quello che abbiamo detto. Ma devo dire che la storia si è conclusa benissimo. Ha evidenziato chiaramente che fortunatamente all'interno di queste società ci sono delle persone con la testa sulle spalle,
sia Daniele si è comportato in un modo chapeau, dobbiamo dire, praticamente, perché è stato fantastico secondo me, e dobbiamo continuare su questo passo, perché comunque quello che noi facciamo nello sport deve essere soprattutto educazione, oltre che insegnare il calcio. Allora, con queste parole che condividiamo assolutamente, io ringrazio Alberto Larghi, allenatore degli allievi del Bibbiena, in bocca al lupo per il proseguo della stagione, anche grazie. Se come dire, la vittoria più bella l'avete ottenuta con quello che è accaduto, soprattutto con l'amichevole che ha chiuso in maniera positiva questa vicenda. Io ringrazio Matteo Marzotti, collega della Nazione Arezzo Notizie, che ha parlato con noi di Arezzo, ma anche di questa vicenda e del calcio dilettante. Adesso andiamo in pubblicità e poi quarta ed ultima parte di Block Notes.